Appassionati di calcio a 5, buonasera e bentrovati. Ancora Mondo Futsal, ancora la rassegna del calcio a 5 dalla Serie A2 in giù in compagnia di Tiziana Pittoni. Buonasera, buonasera a tutti, scusate la mia voce, ma l'influenza ha colpito anche me. Stefano Scala, allora, parliamo dell'Elmas o di Latina? Parliamo dell'Elmas, sicuramente ha fatto un favore alla squadra di Batista, già protagonista in settimana con il colpo Rosigna direttamente dalla Coggianco, e Latina è andato a vincere contro l'Albano. Era un campo ostico, ma comunque i nerazzurri stanno in un grande momento di forma, e soprattutto la caduta della Loa darà ancora più convinzione a questa squadra per andare a raggiungere la vetta della classifica. Roberto Martin, te l'aspettavi questa affermazione così perentoria di Latina ad Albano? Beh, ormai a questo punto della stagione le dimostrazioni di forza della squadra di Batista sono state notevoli e sono continuative, quindi me l'aspettavo così, non mi aspettavo lo scivolone della Loa, e quindi ha fatto il gioco che avevano previsto in casa nerazzurra. Daniele Porcelli, la classifica rispetta i valori finora espressi? Beh, sì, anche perché tra l'altro Latina ha vinto sì in casa dell'Albano, ma se guardiamo bene i risultati ci sono due partite che interessano anche Latina, proprio alle sue spalle: Castelfontana battuta dal Prato Rinaldo, ma forse la sorpresa più importante è quella che riguarda la sconfitta del Colleferro in casa contro la Orte. Forse nessuno la dava, quindi è arrivato anche un po' a sorpresa. Va rimarcata sicuramente la vittoria, la splendida vittoria del Latina ad Albano. Accorcia proprio la formazione nerazzurra nei confronti della capolista, ma capolista che comunque vede anche staccarsi leggermente dalle rivali che sono proprio lì, alle sue spalle. Allora, chiamiamo in causa i nostri addetti ai lavori. Iniziamo da Mister De Simoni. Latina che sembra ormai aver messo la freccia per il sorpasso, Mister. Ma il Latina è una squadra che potenzialmente ha tutte le carte in regola per vincere questo girone, sicuramente. Il discorso della Loa, segnali d'allarme c'erano già stati la settimana scorsa quando ha faticato contro il Nuoro, e quindi la Loa già un campanello d'allarme c'era stato, per cui probabilmente qualche risultato che ha fatto in passato è comunque venuto così. Sicuramente si sono anche rinforzati, adesso è una squadra che ci sarà sempre. Però credo che Latina abbia delle potenzialità sicuramente superiori. Starei un pochino attento a questo Prato Rinaldo, perché comunque è una squadra regolare, una squadra che ha battuto il Latina, è una squadra che sta lì, pur senza facendo grandi cose, però è una squadra che sta lì. E il Colleferro probabilmente ha affrontato la partita con l'Orte, come si fa spesso in questo sport, con un approccio sbagliato, perché ha dato la partita per vinta probabilmente prima di cominciarla. E il calcio a 5 è uno sport particolare, per cui qualsiasi squadra, anche l'ultima in classifica, può battere chiunque se non viene affrontata con la giusta concentrazione. Il parere del presidente Biasillo? Beh, io sono d'accordo con mister. Intanto penso che Latina possa lottare per questo campionato, però il calcio a 5 è molto particolare. E, ribadisco le parole del mister e sottolineo il fatto che ogni partita è cosa a sé, no? Quindi possiamo trovare delle squadre che, anche avendo meno punti, possono mettere in difficoltà quelle di alta classifica. Quindi penso che ci sia da lottare fino alla fine. Latina ha una buona squadra, può farlo, e insomma io personalmente tifo un po' per il Latina, visto la vicinanza e visto anche il rapporto che poi abbiamo con la stessa società, il gemellaggio che c'è tra noi e questa società sempre disponibile verso di noi. Quindi un po' sono di parte, però penso che il Latina veramente abbia le possibilità per lottare e per giocarsi alla fine questo campionato. Bene. Massimiliano Paluzzi, abbiamo tifato per l'Elmas, che però adesso è avversario del Latina sabato. C'è da tenere d'occhio questi sardi. Sì, comunque sia, come diceva anche il mister Paolo, il presidente, ogni partita a sé. Sicuramente Latina adesso sta passando un ottimo periodo di forma. In più
hanno una segna in più. Credo, ma l'avevo detto anche l'ultima volta che sono venuto, che poi alla fine il valore della Latina sarebbe uscito fuori. Non scordiamoci che sabato in tribuna c'era Lazzarini, quindi una squadra che si permette il lusso di mandare in tribuna un giocatore come quello vuol dire che comunque sia a tutti i requisiti per lottare, e secondo me alla fine uno vince tranquillamente il campionato. Roberto, tu che conosci certi meccanismi, no? Ma sarà semplice gestire anche una simile abbondanza? A quei livelli sì, perché sono semiprofessionisti, quindi a quei livelli credo di sì, anche perché il mister è una persona molto decisa e non credo che si faccia influenzare molto nelle scelte. Lo chiedo anche ai mister, è facile gestire queste situazioni magari quando arrivano i risultati, invece se cambia un po' l'aria si complica un po' tutto, mister De Simoni. Sicuramente i risultati fanno bene a tutto, fanno bene alla società, fanno bene ai giocatori, tengono un pochino in silenzio quelli che sono i più scontenti. È chiaro che un mister poi deve mandare sempre in campo la squadra più in forma, la squadra migliore, i giocatori che si impegnano di più. Penso però che quando si sta lì, che si sta per vincere, insomma, in una società del genere è importante per tutti dare il proprio contributo. È chiaro che comunque l'allenatore deve tenere sempre tutti sotto pressione, perché oggi magari quel giocatore che gioca un pochino di meno potrà essere determinante in un'altra partita un domani, quindi è importante tenere tutti sotto pressione, anche perché Latina se lo può permettere per il fatto che, diciamo, che avversari importanti in questo girone non ce ne sono, a parte quelle due o tre che stanno su, e se vengono affrontate le partite e con la giusta concentrazione si può permettere di mandare in tribuna un giocatore come Lazzarini in ogni partita. Massimiliano, cosa ne pensi? Ecco, per esempio, un Lazzarini, cosa si dice a un Lazzarini per mandarlo in tribuna? Come lo parole si convince? Spiccio, oggi in tribuna. No, vabbè, comunque sia, non sarà facile, però come ha detto sia Paolo che Roberto, questi sono dei semi professionisti. Poi quando vinci va tutto bene, quindi è normale, è più facile. Ma non credo che poi alla fine anche mister Battista abbia difficoltà. Durante la settimana lavora lui con la squadra, quindi sa benissimo lui chi può andare, chi può scendere in campo, anche in vista dell'avversario, magari giocatori con caratteristiche differenti, magari in una partita serve Bruno, in un'altra Mantovani non può servire, o Maina, cioè Maina non credo, però sto facendo un esempio così. Quindi, come dice Paolo, è normale che durante, quando si va bene, va tutto bene, nessuno mugugna, poi le prime difficoltà cominciano a uscire magari qualche malumore, però non credo che sia il caso della... si vede la compattezza. Sì, ma non credo che sia il caso della Latina, perché la Latina ha un grandissimo gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Parola di Massimiliano Paluzzi. Velletri che vince, e qui chiamiamo in causa mister De Simoni, innanzitutto prendiamo spunto da questo risultato per raccontare un po' questa che è stata una breve parentesi. Cosa è successo, mister? Sì, io mi sono trovato molto bene a Velletri, abbiamo iniziato molto bene, c'erano dei programmi importanti, anche con il direttore sportivo Mirko Turrin. Abbiamo iniziato, abbiamo fatto una squadra che in C1 fa un ritiro di 10 giorni, è perché ha obiettivi importanti. Avevamo preso, oltre a Cavalli e Galinanes, anche altri due giocatori che poi non sono potuti venire per altri, per motivi loro familiari. Poi abbiamo iniziato il campionato anche molto bene, poi sono cominciati un po' di problemi. Il primo fra tutti è il portiere, che si è infortunato alla prima giornata. In pratica dalla seconda giornata noi abbiamo giocato con un portiere che non era all'altezza sicuramente, per cui abbiamo inizialmente abbiamo fatto bene lo stesso, poi abbiamo avuto comunque dei problemi e abbiamo perso delle partite. Successivamente sono arrivati anche dei problemi finanziari, economici, perché comunque questa crisi sta colpendo un po' tutti e
Il Velletri è una società che non dispone di portafoglio, quindi vive sugli sponsor, e quando ti cominciano a mancare degli sponsor importanti, quindi il presidente ha dovuto per forza di cose cambiare obiettivi, cambiare strategie. Oltretutto i risultati, proprio perché l'assenza del portiere e alcuni infortuni e squalifiche importanti ci hanno fatto fare una serie di partite negative, perse però non nettamente, perse magari per degli errori così, però abbiamo fallito in un mese, nell'arco di un mese, praticamente i due obiettivi che c'eravamo preposti, quindi sia il primo posto in campionato che quella che era la Final Four di Coppa Italia. Per cui alla fine abbiamo deciso insieme che era inutile che io rimanessi lì a gestire una squadra per ottenere una salvezza tranquilla, e lui la stessa cosa, perché comunque ha dovuto mandare via quei due giocatori che avevamo preso importanti, e mi ha detto: io non ho la possibilità di prendere nessun altro, dobbiamo proseguire con questo gruppo comunque di Velletri e i giovani. E ovviamente io sinceramente la C1 sono andato perché comunque è una persona splendida, il presidente Borruto, sono andato per certi obiettivi. Ecco, intanto passiamo a quest'altro del microfono. Sono andato per certi obiettivi e quindi non c'erano più questi obiettivi, e quindi abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto. Sono comunque inconvenienti che fanno parte del gioco, no, mister? Ma sì, a questi livelli purtroppo lo sport in generale, il calcio 5 in particolare, soffre tanto di questa crisi, ma a tutti i livelli. Abbiamo visto in A2 una squadra che si è ritirata, che è l'Ascoli Futsal, e si è ritirata, e quindi il girone A proseguirà con 12 squadre. Abbiamo delle squadre anche in Serie B, l'Alfa Turris, che comunque sta a 0 punti, altre squadre che mandano i giovani e che avranno difficoltà a finire il campionato. In Serie C la stessa cosa, per cui è in tutte le categorie che questo sport soffre molto. Ecco, volevo chiamare in causa Stefano Scala. Mister, adesso che è finita questa avventura a Velletri, il tuo futuro è più mirato verso il futsal nazionale, oppure hai intenzione anche di ripartire dal regionale o anche dal provinciale magari? Ma io adesso, ovviamente essendo tesserato per il Velletri fino a fine stagione, non potrò seguire nessun'altra squadra, e mi andrò comunque a documentare, seguirò tante partite eccetera. Diciamo che l'esperienza in C1 non è stata molto positiva a prescindere dai risultati, ma è proprio il campionato che io ho visto, c'è molta confusione, c'è pochissimo fair play, ci sono squadre, continue proteste, il fatto che non ci sia comunque il tempo effettivo fa diventare questo sport un altro sport rispetto, io non so, forse avendo allenato sempre nel futsal nazionale forse ero abituato male, non lo so, però è un altro sport, e sicuramente potrei accettare un discorso regionale, ma solo laddove ci fossero dei programmi importanti per raggiungere obiettivi importanti. Parlando sempre del tuo passato, adesso Velletri, ieri c'era il Rieti, come stai vedendo quest'altra tua ex squadra, che comunque adesso è il massimo campionato nazionale? Ma Rieti per me è stata un'esperienza straordinaria, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A con una squadra competitiva, di stare in una società dove credo di aver stabilito un record difficilmente battibile, che è quello di stare per quasi 2 anni pieni su una panchina che sicuramente scotta tanto, perché gli allenatori sono durati tutti solo pochi mesi. Abbiamo visto adesso David Ceppi, che tra l'altro dice Zamparini come presidente, è un ma credo che allora il presidente Pietro Paoli è una persona straordinaria, e anche io qui forse rischio di dire di essere capito male, ma il presidente Pietro Paoli è una persona straordinaria dal punto di vista umano, con me ha avuto delle manifestazioni veramente eccezionali.
devo dire, non mi ha mai cercato di condizionare sulla panchina, assolutamente, mi ha sempre rispettato. E il mio divorzio da Rieti è stato soltanto perché in un momento di difficoltà ovviamente abbiamo avuto una discussione su delle visioni diverse su alcune cose, soprattutto su alcuni giocatori che io ritenevo e ritengo ancora essere dei professionisti, per cui lui però ha questa passionalità che lo contraddistingue e che gli ha permesso, tra le altre cose, di arrivare a certi livelli. Per cui io non me la sono sentita di assecondarlo su certe espressioni nei confronti di alcuni giocatori e quindi abbiamo avuto questo diverbio. Però io sono fatto così, devo alzarmi la mattina e riuscire a guardarmi nello specchio ed essere contento di vedermi. Certo. Per cui dovevo difendere quelle persone che mi avevano dato tanto fino a quel punto. L'ho fatto, ne ho pagato le conseguenze, però è stata un'esperienza straordinaria. E credo che sia quella una panchina molto difficile, ma entusiasmante sicuramente. Un'esperienza da ricordare, insomma. Un'esperienza che mi ha dato. Dette Biasillo, lei è un mangia allenatori? Qualcuno dice di sì, però sì. Non penso sia così. Non avevo neanche chiuso con Massimiliano e già lo davano per spacciato. Abbiamo iniziato il campionato e ogni tanto Massimo, per scherzare, mi diceva: presidente, la lettera per l'esonero è già pronta. Ho detto: veramente ancora no, però se vuoi la comincio a scrivere, casomai poi ce l'abbiamo già pronta. Io penso che la scelta dell'allenatore da parte di un presidente sia una cosa fondamentale, non deve essere visto solo il curriculum poi effettivo, no? Io Massimo ormai mi conosce da un po', guardo anche la persona, questo lo faccio anche quando scelgo un giocatore, e la valutazione da parte mia, da parte del DS, poi da parte mia in primis, viene effettuata soprattutto guardando anche la persona, il ruolo che può coprire nello spogliatoio, il rapporto con gli altri, il sentito dire dalle persone che lo conoscono, quindi questo per me è importante. La stessa cosa la faccio sempre per quanto riguarda l'allenatore. Capisco il discorso del mister, dove si dice, no, che delle volte dei matrimoni finiscono con i presidenti perché si hanno divergenze su alcune visioni. Io qualche allenatore che ho esonerato in precedenza l'ho fatto perché era l'allenatore a non dare il giusto rilievo e la giusta importanza a giocatori che invece avevano dato tantissimo a questa società. E se mi trovo ad esonerare, se mi sono trovato ad esonerare qualche allenatore, è proprio perché la prima cosa che mancava era il rispetto verso i giocatori. Io sono uno tra quelli che rispetta molto l'allenatore, rispetta la squadra, però quasi mai, anzi direi mai, entra in merito alle decisioni di un allenatore. Penso che l'allenatore sia colui che deve guidare, gestire, certo, i giocatori in campo e fuori, anche nello spogliatoio. Io posso dare solo una mano nello spogliatoio, nel senso a dare la carica, quello non penso che chi mi conosce sa che non mi manca. Sono sempre il primo ad entrare in campo e l'ultimo ad uscire, quindi per quanto riguarda Massimiliano, per adesso ancora non l'ho scritto. Chiederemo conferma a lui magari tra pochissimo. Allora, prima di entrare nel dettaglio, una panoramica delle sue. Daniele Porcelli. Beh, la vittoria della Gymnastic la fa tornare in vetta alla classifica solitaria dopo due giornate. Male quindi l'Atletico Scauri, rallenta fortemente a questo punto la Virtus Fondi, uno scorcio di stagione molto negativo. Sale prepotentemente la Century e lo fa in maniera decisa, un risultato che comunque proprio contro una diretta concorrente la pone lì alle spalle e soprattutto vicino al podio. E soltanto un accenno, ma deciso, per quanto riguarda la parte bassa della classifica, va all'Atletico Gaeta e al Terracina. Entrambi hanno vinto un confronto importante per la zona salvezza, resta da vedere quello come risponderà a questo punto, sempre nella parte bassa della classifica, nel posticipo di domani sera, le Falasche, che sarà opposta al Città di Cisterna. Mister Paruzzi, che aria si respira là sopra?
mancano ancora tante giornate alla fine del campionato. Sicuramente fa bene perché veniamo da una vittoria strepitosa, abbiamo fatto un'ottima partita giovedì, infatti sono molto contento per questo. Sicuramente dobbiamo stare con i piedi per terra perché sabato già ci affronteremo un'altra partita molto tosta che è Ceriara. E quindi lavorare giorno per giorno, giornata dopo giornata, vivere alla giornata. Poi alla 26esima giornata vedremo in che posizione stiamo. Sono molto contento però della posizione, quindi di questo primato in classifica, però parlando con i ragazzi ho cercato di sedare un po' gli animi perché è giusto che i ragazzi capiscano che non abbiamo ancora vinto il campionato, siamo praticamente alle ultime battute di andata e dalle mie esperienze in questo campionato di Serie C2 ho visto sempre che la seconda parte del campionato è un po' diversa, dove tutte le squadre lottano ancora di più per non scendere di categoria oppure per vincere e salire in C1. Quindi sono dello stesso avviso del mister e penso che bisogna lavorare bene, impegnarsi e giocarsi ogni partita sabato dopo sabato senza grilli per la testa, ma con la convinzione che per arrivare alla fine del campionato sempre in vetta bisogna veramente lottare e lavorare tanto. Roberto, tu sei un maestro del cappellino. L'ho sempre detto, sono nettamente favoriti al di là delle sgrattugiate di Massimiliano che sta provvedendo anche adesso fuori camera e anche perché ha curato molto la fase difensiva e credo che le stagioni poi si incanalino anche in base a situazioni ed episodi. Io credo che loro siano ampiamente favoriti, il palazzetto loro è particolare e credo che là difficilmente gente porterà fuori i punti da quel palazzetto e quindi gli basterà gestire bene le gare esterne e sono nettamente in grado di farlo. Quindi il mio è un augurio e anche una constatazione. Ma io ovviamente lo seguo perché ho tanti amici in questo campionato, tra le altre cose anche qui presenti alla mia destra. Credo che la ginnastica abbia tutte le carte in regola per vincerlo questo campionato e secondo me devono stare attenti soltanto a loro stessi perché si tratta di mantenere una concentrazione alta fino alla fine e ci saranno partite difficili. E c'è una squadra come la Century che ha il potenziale per riuscire anche ad agganciare la vetta. Perché comunque è una squadra forte che ha dei giocatori che hanno fatto delle categorie superiori anche per cui e in più non hanno nulla da perdere quindi è una squadra che non si è prefissata l'obiettivo di vincere il campionato quest'anno, quindi psicologicamente sono un po' avvantaggiati, però insomma conosco Massimiliano come lavora, so che la squadra ha un potenziale forte, dipenderà soltanto da loro riuscire a portare a termine questo campionato. La partita, abbiamo visto le immagini come è andata, è stata, come ha detto il capitano di Pastena, una prova di carattere di questa squadra che sta iniziando a fare gruppo, l'ha dimostrato con il Borgo Flora e l'ha confermato contro una squadra veramente di grande livello come la Virtus Fondi e adesso infatti vedremo la Moviola. Dicevi Stefano di situazioni comunque discutibili, insomma. Sì, infatti abbiamo visto che il nostro Enrico Pasquale Colluzzi addirittura ha dedicato uno spazio alla Moviola proprio perché anche soprattutto la Virtus, ma comunque tutte e due le squadre hanno avuto da ridire con il direttore di gara, tant'è vero che il finale è stato davvero incandescente con il tiro libero di Gaito al 27esimo e poi quello di Frenetti proprio al 30esimo, quindi sono state parecchie le polemiche
anche sui gol. C'è un vero dibattito qui in studio su quelle che sono state le azioni discusse e discutibili di questo big match, ma a proposito di polemiche abbiamo un altro servizio riguardante la sfida Pontina-Futsal-Ceriara sospesa, vero Daniele? Sì, sospesa al 21esimo del primo tempo sul vantaggio del Ceriara per 2-1, calcio di rigore che l'arbitro ha tra l'altro fatto ripetere, prima aveva mandato anzitempo negli spogliatoi il portiere del Ceriara Alessandro Lograsso per aver proferito delle parole offensive all'indirizzo del direttore di gara. Non è stata accettata la decisione del direttore di gara che tra l'altro, sentendosi nelle condizioni di non poter proseguire la gara, quindi andava con il triplice fischio a decretare la fine dell'incontro. Ce ne sono tante di versioni, io più che commentare questo episodio lascerei un attimo il giudizio proprio all'organo di competenza che tra l'altro dovrebbe andarsi a riunire proprio già nella mattinata di domani, per cui sarà lui nella fattispecie a decretare quello che è più giusto su questo confronto, anche perché andare a commentare una situazione di questo genere si rischia di compromettere o mettere del fuoco, aizzare ancora del fuoco che non servirebbe proprio a questo sport, soprattutto in questi momenti. Corso C2 con queste polemiche, come diceva Daniele, staremo a vedere quali saranno le decisioni della giustizia sportiva. Parliamo invece di Serie D, Tiziana. Sì, iniziamo dal girone A. Brocche Sport indomita Anzio 2-4, Città di Latina Oratorio, Real Podgora 4-4, Eagles Aprilia, Sisto Impianti Sportivi 1-2, Latina Scalo Cimil, Atletico Rocca Massima 4-3, Lele Nettuno, Rocca Secca dei Volsci 1-2, Privernum, Real Latina Calcio 4-1, ha riposato Città di Anzio. Roberto, cosa vogliamo mettere in evidenza? Innanzitutto la Sisto Impianti che va a vincere ad Aprilia. Sì, perché nella Coppa Latina durante la settimana aveva perso in casa con la Eagles Aprilia e invece ha ribadito la propria forza pure priva di un paio di elementi importanti vincendo in esterna. Per quanto riguarda le altre formazioni abbiamo visto che la Latina Scalo Cimil e Rocca Secca si sono ormai assestate alle spalle della Sisto Impianti che deve ancora riposare, quindi credo che il terzetto composto anche con la Eagles Aprilia siano le uniche possibili candidati a infastidire eventualmente la Sisto Impianti dovesse ripetere qualche passo falso, però vedremo col proseguo del campionato. Da addetti ai lavori chiediamo un commento, insomma, Massimiliano Paluzzi. Io sabato, prima di andarmi a vedere la partita della Century, sono passato lì al Going a vedere la Latina Scalo, che era Giulianello, Atletico Rocca Massima, e vincevano 4-3, comunque sia una squadra, quella della Latina Scalo, che atleticamente sta bene, e è andata in vantaggio mi sembra di 2, poi sono andato via perché dovevo andare al palazzetto. Comunque mi sembra un buon Latina Scalo, l'avevo vista anche in Coppa, ripeto, atleticamente stanno bene, stanno lavorando molto bene, credo che alla fine del campionato possano aspirare ad arrivare al secondo posto. Le altre squadre ancora non le ho viste, quindi non potrei giudicarle. Comunque sembra che questa Sisto Impianti abbia ripreso il cammino che aveva all'inizio andando a vincere ad Aprilia. Poi per il resto, ecco, ripeto, non ho visto le altre e non posso certo giudicarle. Invece mister De Simoni, che idea si è fatto di questo campionato? Comunque ha l'occhio un po' dappertutto. Ho visto una partita della Cimil quest'anno e ho visto una buona squadra, sai, la Serie D, poi se si dispone di un paio di giocatori, un buon portiere, un paio di giocatori buoni in mezzo al campo, insomma si hanno le possibilità per cercare anche di vincere il campionato. Non conosco la Sisse, però insomma se è prima in classifica sicuramente sarà una squadra competitiva, magari ha qualche giocatore anche proveniente dal calcio che è importante, quindi poi
La Serie D, ripeto, è tolto credo quel gruppetto di quelle 3-4 squadre lì sopra, magari le altre non danno troppa resistenza e quindi si tratterà di andare a giocarsi gli scontri diretti. Credo che comunque la Cimila abbia tutte le carte in regola per giocarsi anche il primo posto, poi è un campionato lungo, dipende, ancora siamo a metà neanche, quindi bisognerà vedere nel futuro. Dillo. Sinceramente mi lego alla Serie D più rispetto al girone dove sono presenti le fondane, no? Quindi magari chiameremo in causa per il girone, ecco, B, allora quindi approfitteremo, tanto adesso voltiamo pagina. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? O stai preparando già la tua rubrica, no? Sì, beh, i risultati parlano chiaro, quindi c'è poco da commentare. Bene, allora voltiamo pagina, parliamo del girone B. Sì. Città di Minturno Marina, Ventotene 14 a 9, Maragana Gagida, Atletico Sperlonga 6 a 8, Old Ranch, Sporting Terracina 4 a 3, Olympic Marina, Visse Fondi 11 a 9, Virtus Cauri, Don Bosco Gaeta 2 a 5, Virtus Pigno, Olympus Sporting Club 5 a 4, ha riposato Real Terracina. Daniele Porcelli, la tua solita panoramica. Beh, e qui c'è, abbiamo un esperto, quindi c'era da parlare tanto dell'incontro Olympic Marina Visfondi, però visto 20 gol molti si sono annoiati, anche se a dire la verità molti protagonisti hanno parlato di una gara tra l'altro molto tecnica, tattica, che per lunghi tratti ha pure annoiato per loro che la giocavano. E Fondi, che tra l'altro ci credeva, soprattutto perché, ecco, Emiliano, adesso lo chiamo in causa io, conosce molti di quei ragazzi che giocano con la squadra, tra l'altro lui li ha avuti, li ha annoverati negli anni passati proprio con la sua gymnastic, e tant'è vero che l'allenatore che fa anche il giocatore, Emilio, alla fine della partita era talmente sconsolato, ha detto praticamente: ho perso una partita che non meritavo assolutamente. Però resta il fatto che l'Olympic Marina ribadisce ancora una volta quali sono le sue intenzioni, rallenta a questo punto proprio la Vis Fondi, non perdeva dalla prima giornata di campionato in casa proprio contro l'Atletico Sperlonga, aveva un cammino veramente straordinario, si ferma adesso però in un big match, ma ha la possibilità di rifarsi subito sotto, perché proprio sabato prossimo l'Old Ranch, anche se è finita in seconda posizione, deve riposare, per cui il Fondi avrà la possibilità di tornare ancora a far parlare di sé proprio a ridosso della capolista. Molto bene invece si fa avanti ancora la Virtus Spigna. Allora chiediamo un commento. Sì, ecco, io parlando proprio con qualche ragazzo che milita nelle altre squadre, la valutazione del big match, che era proprio quello della Vis, è stata proprio quella, no? Di una partita che doveva avere dei risvolti un po' diversi da quello che è stato poi il risultato. Questo punteggio, che a mio avviso è esagerato dal punto di vista calcistico, forse mette in evidenza quelle pecche che hanno un po' le squadre in Serie D, di avere o degli attaccanti che segnano tanto o dei portieri che parano poco. E parlando con qualche giocatore della squadra di Fondi, c'è stata proprio questa sottolineatura, il fatto che ogni volta che si tirava in porta, sia da un lato che dall'altro, era gol, e quindi i fondani si sono trovati sempre a dover rincorrere questo punteggio fino al risultato finale, che poi un 19 veramente a mio avviso esagerato. È un problema forse della Serie D. Penso proprio di sì, nel senso che avere un risultato del genere nel calcio a 5 vuol dire che ci sono delle fasi, sia soprattutto difensive, poco curate e alle quali si fa poco attenzione. La presenza anche di allenatori di poca qualità oppure di poca esperienza poi danno vita a queste partite. E soprattutto perché forse alla fine non riescono a dare un'impronta specifica alla squadra, è un'impronta importante. Penso che le società, anche dalla Serie D, debbano oggi cominciare a pensare un po' diversamente se vogliono far crescere questo sport, certo, che è una novità negli sport nazionali,
e quindi curare le squadre non solo inserendo giocatori locali o che vengono, provengono da squadre di fuori, ma puntando a dare anche come guida persone che hanno una certa esperienza. Certo. Questo penso si possa fare solo se sui tavolini poi vengono predisposti e vengono esposti dei progetti importanti di crescita, e se non, non si hanno questi progetti, però penso che determinati discorsi non possono essere fatti. Io tra virgolette penso che questo discorso l'ho capito anni addietro, e la crescita doveva essere fatta sotto tutti i punti di vista. Per crescere c'è bisogno di una guida, c'è bisogno di giocatori, però c'è, c'è la progettualità che è quella che è fondamentale, se non c'è quella... E i risultati della ginnastica lo stanno dimostrando. Questo penso che lo debbano dire gli altri, io da solo non lo posso dire, penso che chi ci osserva dall'esterno debba vedere soprattutto non quest'anno, ma gli anni precedenti e il passaggio che c'è stato all'interno, certo, della nostra società, soprattutto di scalata, no? Verso qualche cosa di più importante. Una crescita graduale. Questo penso sia il fulcro delle società oggi, avere una progettualità importante e portarla avanti non con un anno, anche con più, certo, anni, però passo dopo passo, che ci sia. Certo. È il momento di tirare le somme con il nostro telegrafico Stefano Scala e con la sua rubrica. Se siamo pronti, vai con la sigla. Vai Stefano. Partiamo dalla serie C2, quindi andiamo su e mettiamo di nuovo la Century Latina. Aveva già dimostrato, come ho detto prima, col Flora questo cambiamento di rotta a livello mentale, l'ha confermato in una partita che può fare da spartiacque per la squadra di Angeletti. Giù invece scendiamo in serie D e mettiamo la Broche Sport, che sta vivendo un periodo di involuzione particolare, è andata a perdere anche con l'ultima in classifica, e quindi c'è assolutamente bisogna cambiare rotta, anche se stiamo parlando anche di una squadra con obiettivi abbastanza tranquilli. Mettiamo giù anche il Città di Latina Oratorio, perché non è riuscito a vincere nemmeno con il Podgora, anzi ha subito il sorpasso in classifica per due squadre che all'inizio del campionato avevano decisamente degli obiettivi opposti. Benissimo, Roberto, cosa aggiungere o togliere a questa? Vabbè, ormai credo che abbiamo detto tutto. Io metterei sulla scala una battuta e di riferimento alla Serie D e alla scarsezza della Serie D, che l'ha fatta il buon Paolo De Simoni, per quello mi piace ricordarla, che dopo la Serie D si paga il campo, quindi la metterei proprio sopra la scala per chiudere quel discorso che abbiamo fatto qualche minuto fa. Eh sì, è una frase alquanto significativa.